Ci stiamo dedicando da un po' di giorni ad analizzare il decreto salva Ilva e decreto, di fatto, decreto ammazza Taranto. Bene, questo decreto ha voluto a tutti i costi mettere il bavaglio, mettere la museruola alla magistratura. Infatti, il GIP di Taranto, Martino Rosati, nel decreto con il quale ha convalidato il sequestro senza facoltà d'uso dell'altoforno 2 dello stabilimento siderurgico richiesto dalla procura tarantina, dichiara come appunto lo stabilimento fosse sprovvisto dei più elementari dispositivi destinati ed idonei alla protezione dell'incolumità dei lavoratori, proprio a proposito della morte di Alessandro Moricella. E dice ancora il giudice che l'Ilva, subito dopo l'incidente che è costata la vita all'operaio, si è affrettata a piazzare delle artigianali barriere metalliche di protezione in prossimità dei punti più pericolosi dell'impianto e contemporaneamente a commissionare a una ditta specializzata la predisposizione di dispositivi automatizzati per eseguire la misurazione della temperatura della ghisa, la stessa che ha ucciso il Moricella. Come vedete, il magistrato ha detto all'Ilva, all'interno dell'Ilva si muore, ma il governo ha cassato de plano, di fatto, questa volontà, questa decisione, questo provvedimento del giudice. Ho un rispetto enorme, una considerazione enorme dei nostri magistrati, ma io al posto loro, per protesta, sapete cosa farei? Abbandonerei la toga, prenderei la toga e la consegnerei dinanzi a Renzi. Non si può in alcun modo calpestare il lavoro e la dignità di magistrati onesti, seri e che veramente stanno immolando la propria vita in nome di un ideale.